Sally. Forse quella è la torre di Sam. Sicuramente è la torre di Sam. Forza. Andiamo. Pardon. Scusi. Scusez-moi. Quanto tempo abbiamo prima che arrivi Ray? Di certo non resteremo qui per scoprirlo. Scusa, capo. Andiamo di qua, Nate. Nate, attento!
No? Ok. Cazzo! Quelli non si arrendono! Per il culo!
veloce, non rompere! Attento! Devo uscire da qui. È impossibile che sia lì. Perché rischiare? Accidenti. Brutta storia. No, è ancora vivo. Cristo santo. Già. Stai bene? Sì. Okay. Andiamocene. Bene, sembra tranquillo. Sì. E allora? Pro Deus quod licentia. Sembra un semplice codice. Per Dio e la libertà. Era il loro motto. Ci siamo persi tutti quei riferimenti al paradiso. Vedo che ve la siete cavata bene. Molto più che bene. Abbiamo trovato Libertalia. Libercosia? Libertalia. Pare che Avery abbia fondato la leggendaria colonia dei pirati. Beh, è più l'utopia dei pirati, insomma. Ok, ma il tesoro? Stando a quel che si dice, questo luogo forniva rifugio a centinaia, se non migliaia di pirati. E condividevano tutto. Proprietà, risorse. Denaro. Conservavano tutto in un singolo deposito comune. Ma bene. Quindi... dov'è questo tempio dei pirati fricchettoni? Proprio qui. Su quest'isola, a nord-est di Kings Bay. Ma Rafe ne ha una copia. Sì, ma prima che riesca a decifrarla, noi saremo già in viaggio per Libertalia. Vedi? Quel tesoro è praticamente già no. Troia. Come va il lavoro in Malesia, Nate? Mi sembri un pelino fuori strada. Elena, non è come sembra. Davvero? Perché a me sembra proprio che tu stia cercando il tesoro sepolto di Henry Avery. E dopo aver visto tutti quei soldati della Shoreline in città, sospetto che tu non sia l'unico a cercarlo. Vabbè, sì. Diciamo che allora è come sembra. Ma posso spiegarti? Ti avverto, sembrerà assurdo. Sentiamo. Per cominciare,
Questo è Sam. Sam Drake. Mio fratello. Ciao. Mi spiace. Io pensavo fosse morto in una prigione di pane. No, Nate. Ma chiaramente mi sbagliavo. È rimasto chiuso là per 15 anni e la colpa è mia. Il tizio che l'ha aiutato a uscire vuole un sacco di soldi e l'unico modo per pagarlo è il tesoro di Avery. Ma la buona notizia è che l'abbiamo trovato. È su un'isola al largo della costa. Ok, fermati. È mai esistito un lavoro in Malesia? Io... No, dai, aspetta. Elena, aspetta. Non ti capisco. Senti, avrei voluto dirtelo. Ti prego, smettila. No, davvero, ma non sapevo come. Non lo so, dicendomelo. Dovevo proteggerti. Sono stronzate, Nate. Non hai avuto il coraggio di affrontarmi, di nuovo. Sapevo che avresti reagito così. E tu come reagiresti? Tu mi hai mentito. Per settimane. Se ti avessero ucciso, non l'avrei nemmeno saputo. E ora hai anche un fratello. Ma chi sei tu? Andiamo. Sono io. Sono sempre io. Questa volta è diverso. Oh, mio Dio. Io devo salvarlo. Nemmeno mi importa del tesoro. Quel tuo sguardo quando sei entrato nella stanza... Se hai finito di mentirmi, allora smetti di mentire a te stesso. Io devo prendere un aereo. Tu fai quello che credi. Ehi, che stai facendo? Vai subito da lei. Non possiamo fermarci. Beh, forse dovremmo. Ma che dici? Che forse c'è un altro modo per salvare Sam. Per esempio? Per esempio trovargli una nuova identità. Lo nascondiamo da qualche parte. È conosco stato in gente... prigione per 15 anni. Non possiamo obbligarlo a nascondersi. Ok, bene. Ma tu vai da tua moglie. Sam e io partiremo per Libertalia. Sì, senza di me. Vi fareste ammazzare entrambi. Scherzi. Ragazzo, faccio questo mestiere da una vita. Posso ancora essere Vuoi utile. Davvero renderti utile, Sullivan? Prenditi cura di lei. Come vuoi. Posso aiutarti? Tranquillo. Fai le valigie.